sa. Di andare in bicicletta. Molto. Ma poi queste biciclette con la pedalata assistita. Mamma mia, aprono un mondo. Oh. Buongiorno. Turismo sostenibile, Peppone. È tutta l'estate che pedaliamo. E poi la cosa bella è che in bicicletta si salutano tutti, un po' come nel bosco. Bellissimo, vero? È perché è come passeggiare tutti insieme. Brava, una comunità. Una comunità. E questo ponte è il manifesto della relazione e della comunità, appunto. Questo ponte unisce Porto San Giorgio a Fermo. Direi che è un evento storico, eh? E poi lo sai che è bello, perché Fermo è un po' come una sorta di ferro di cavallo. Quindi fa proprio così, qua. E in mezzo Porto San Giorgio. E da sempre questi due paesi. Saranno stati rivali. Esatto, campanilismo. Oggi invece stanno insieme, fanno tanti progetti, tra cui questo ponte. A proposito di progetti, ci sono tantissimi, no, in questo territorio che stiamo per andare a incontrare, soprattutto nella Valle dell'Aso, che è vocata all'agricoltura ma da tempi immemori. E adesso è tutto concentrato sulla sostenibilità, che non solo è il nostro presente, ma soprattutto il nostro futuro. E quindi agricoltori contadini, allevatori, piccole imprese, borghi. Sai cosa facciamo? Incontriamoci a Moresco. Wow! Guarda. È un ingresso. Toglie il fiato, e non perché la strada è ripida, perché è bellissimo. Sì. Noi siamo proprio nel cuore delle Marche. Sì, qui stiamo esattamente al centro delle due province, tra quella di Fermo e quella di Ascoli Piceno, ma soprattutto siamo al centro tra il mare e la montagna. E poi dov'è il fiume Aso? Perché qui siamo nella media valle dell'Aso, giusto? Sì. Siamo nella media valle dell'Aso e lo troviamo qui sulla nostra sinistra. Questa terra è vocata da sempre all'agricoltura. È una valle ricca, è una valle che anche da un punto di vista climatico offre dei microclimi importantissimi per le piante, quindi sia i venti che vengono dal mare e sia quelli che si incrociano con quelli della montagna. Senti, Harry, accidenti! Che strada ripida hai scelto! Ma veramente! Oh, allora, fammi riprendere un attimo fiato e fammi godere questa meraviglia. Mi stai facendo iniziare questa puntata togliendomi il fiato in tutti i sensi, sia di bellezza che di fatica, ma io resisterò, perché la bellezza ci guida. E ci dà stimolo. Bravo, son carica. Andiamo. Io rimango qui, io rimango qui. Che non ho ancora paura di dare via la pelle, vivere come stelle, vivere per me. Questa è una torre fortificata, Harry? Questo è in realtà un ex mulino. Ah, un mulino! Un mulino fortificato, sì. Ha origini circa dal 1003, quindi hanno sfruttato la forza motrice dell'acqua, perché qui alla nostra sinistra abbiamo il fiume Aso, nella parte sotto quindi ci sono delle macine, quindi sfruttando la forza dell'acqua macinavano. Chiaramente qui stiamo in una valle vocata a cereali, quindi facevano farina. Come si chiama? Questo è il mulino Sisto V, attribuito al Papa, che ha origini proprio montaltesi. E poi nel 1700, sfruttando sempre la forza motrice dell'acqua, è stato convertito in zecca, quindi si stampava moneta
per diversi anni. E poi è ritornato mulino. Senti, oggi questo mulino non sarà più in uso, credo, ma è adibito a qualcosa o...? Sì, è stato debitamente ristrutturato. Qui tra un po' diventerà anche un centro hub proprio per il cicloturismo, dove troveremo mountain bike, dove da qui si potrà partire per poi visitare questa meravigliosa valle con tutti i sentieri che offre questo territorio. Senti, allora, il nostro giro è finito, però io devo arrivare a Petritoli, quindi facciamo la strada insieme? Certo, sicuramente. E quello è il Conero, Harry? Sì, come ti avevo promesso, alle spalle la montagna e di fronte a noi il mare Adriatico. Senti, ma è Petritoli, perché qui ci sono un sacco di borghi, qual è? È questo qui di fronte a noi con la torre civica, importantissima. Allora, io sono arrivata, ti saluto, spriccio! Con il turbo. Certo, ciao! Quando si parla di stile del territorio, si parla di prodotti che magari stanno e crescono solo qui. Sì. E in questo caso? Cipolla rossa piatta di Pedaso. Guarda qua, quanto è bella. Presidio Slow Food addirittura. Presidio Slow Food, sì. E contadini custodi per la regione Marche. Ah, sì. Vedi che bel termine. Ah, sì. Che custodiscono. Custodiamo questo prezioso seme, questo prezioso ortaggio. È piatto perché cresce su dei terreni che sono prettamente sabbiosi. Questa è una cipolla che cresceva al mare, quindi è nata sulla battigia del mare, sulle prese, quelle che venivano chiamate le prese del mare, ovvero dove prima era il mare. E quindi poi un terreno bonificato dai cittadini di Pedaso che all'epoca vivevano sul monte, bonificando con la terra del monte, e quando praticamente la terra era buona per essere coltivata hanno iniziato questa coltivazione già dal 1800. Va custodito perché poi con l'avvento dell'industrializzazione questa cipolla venne persa, una cipolla che veniva praticamente trasportata fino, dicono, dalle fonti storiche fino al nord Europa, e poi sparita perché comunque è una cipolla che ha una coltivazione abbastanza complicata e non solo, si mantiene poco. Ma c'è sempre tutta questa gente che raccoglie? Non sempre, siamo molto fortunati perché noi siamo un centro di educazione per la formazione e quindi noi abbiamo la fortuna di avere sempre tantissimi ragazzi nel periodo estivo che vivono con noi e insieme condividiamo i nostri saperi. Buongiorno! Buongiorno! Siete in raccolta? Sì. Di dove siete? Io di Grottammare, qui vicino. Vabbè, Grottammare siamo qua. Tu invece? Osteria. Dove? Osteria. Veramente? Sì. Ma questo non ce l'avete sicuramente in Australia? No. Ah, vedi? E com'è? È bella? Sì, non ho mai visto una cipolla così bella. È vero. E che cosa hai imparato in questi giorni? Tante cose. Una? Una? Come mangiare la cipolla.
Oh là là, buongiorno. Ciao Peppone. Beh, insomma, stiamo parlando di una vera eccellenza. Da luglio a settembre si raccoglie. Sì, si raccoglie orientativamente da luglio a settembre e poi si cerca, insomma, di conservarla il più possibile. E una delle tecniche è la smannatura, ovvero proprio il piegare la parte aerea e quindi proprio letteralmente con i piedi o con dei rulli. E in questo modo tutte le proprietà che sono all'interno della foglia vengono richiamate al bulbo e in questo modo si conserva qualche mese in più. Riusciamo... Tutto a mano fate voi? Noi facciamo tutto a mano, trapianto, diserbo manuale e meccanico e raccolta. E fate poi anche, lavorazione. Fate anche rigenerazione dei campi? Noi facciamo anche agricoltura organica rigenerativa, ovvero cerchiamo insomma di puntare al suolo come un essere vivente e quindi di rigenerarlo mentre lo coltiviamo. Vedere lavorare ragazzi nei campi in agricoltura riempie il cuore. Grazie, ciao! Carina, diventi tutti i giorni più carina, ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa, nessuna donna al mondo è più graziosa. Chi? Chi? Non chi è stato difficile trovarti. Indovina da cosa? Da profumo della gente. Bravo, poi io c'ho il naso, è importante, guarda. E quindi, voglio dire, che stai facendo? Guarda, sto facendo la cottura di una cipolla in agrodolce. Le abbiamo cotte. Come? Dove? In una bagna a base di acqua, aceto, vino, un po' di vino cotto, sale e zucchero. In quantità? Così lo diciamo? Variabili. Non mi dica che c'è una ricetta segreta? Segretissima. Eccola. Quindi abbiamo fatto questa croce qui per fare una cottura anche interna della cipolla. Poi le abbiamo messe adesso ad asciugare qui, a raffreddare un po'. Poi dopo... tranquillamente le rimettiamo in vaso. Vai, mettiamo. Se è troppo grande, naturalmente la tagliamo a metà. Ok. Ah, bravo. Si può tagliare a metà? Sì, sì, sì. Una volta si può tagliare a metà. Per recuperare lo spazio? Bravo, bravo. Sennò non c'entra neanche, diciamo. Poi, una volta messa in vaso, sì, abbiamo una nuova bagna che abbiamo fatto, non la stessa bagna di cottura. Che è questa? È questa qui. È sempre a base di acqua, aceto, vino, sale, zucchero e un po' di vino cotto in quantità di un po' diverse dall'altra. E poi ci rimettiamo mestolone, ci rimettiamo il suo liquido. Il liquido questo qui, ma giovere bene in buto, qui vabbè. Beh, vabbè. Vabbè, facciamo così uguale. Eccola, si riempie tutto? Qua. Si riempie tutto quanto, si attappa. Oh, ma eccola qua, direttamente dal campo. Portate, vieni qua, altre cipolle, quindi... Altre cipolle da lavorare. C'è da lavorare. C'è da lavorare. Ma ora... dico e mi domando, voi siete giovanissime, tu hai deciso di fare conserve. Sì. Ma tu, io mi domando e dico, ma l'agricoltura, ma da dove arriva tutto questo? La passione, da dove vieni? Io sono un bioarchitetto. Ah, bio! Sì. Bioarchitetto, progettavo esclusivamente case in paglia e in terra. Hai capito? Quindi dalla terra alla terra. Carina! Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about science. Federico, buongiorno! Aspettavo proprio te. Mi hanno detto, se vuoi sapere tutto di Petritoli, aspetta Federico e lui. Pozzo di scienza. Chiariscimi subito, ma questi archi di quando sono? Gli archi sono stati costruiti alla fine dell'Ottocento per dare luce alla piazzetta. Ma le torri invece? Le torri sono del 1500, i bastioni, che tenevano un muro a difesa della porta Petrania, che era la prima porta del castello di Petritoli, porta del 1400. Senti, entriamo subito dentro, che so che ci sono un sacco di gioielli. Sì, entriamo. Ma quali sono le origini di questo paese? Le origini di Petritoli intervengono nell'anno 1000. Già troviamo dei cartacei dove veniva regalato dei terreni al conte Rodolfo. Questo conte Rodolfo ha unito le tre vie che c'erano, Pedrosa, Pedrana e Petrollavia, che dopo erano pure porte di difesa, e è nato il nome Petritoli. Uno scioglilingua. Sì. E l'epoca di maggiore splendore, immagino che sia stata l'epoca medievale, no? Di cui si leggono ancora le tracce. Dove vai? Andiamo alla torre. Alla
torre. Bisogna guardarla da lontano questa torre per apprezzarla, perché questo è il simbolo di Petritoli. Bella strana però, eh? Allora raccontamela, perché c'ha questa base che è quadrata. È una simbologia religiosa che è il tentativo dell'uomo di avvicinarsi verso Dio. Infatti vediamo la base quadrata, il secondo pezzo a salire, il secondo pezzo è rettangolare, il terzo è ottagono, il quarto è cilindrico con la chiusura sfera. Sono i cinque simboli che tendono a portare l'uomo verso Dio. Federico, ma tu che sai tutto, mi sapresti indicare dov'è la tipografia, quella storica, quella... Sì, tipografia Fabiani, dal 1860. Vai a destra, finisci la discesa, a sinistra, finisci la discesa, vai a destra e c'è l'insegna con l'antica stamperia Fabiani. Chiarissimo. Grazie, Federico. Prego. Dig, man, there goes Mac the Knife. Ti disturbo se parlo? No. Assolutamente. Senti, ma queste sono le cose di tuo nonno, il torchio di tuo nonno. Sì, sì. Ma tu non sei però tipografo. No. Però tu questa tradizione ce l'hai lo stesso. Nel cuore. Nel cuore, nel sangue. Perché la grande famiglia di mio nonno, che era composta appunto da sei figli, da mio nonno e da mia nonna, aveva la tipografia al primo piano di casa e io penso allora si nasceva in casa, sono certo. Nato al secondo piano e non ho mai fatto il tipografo, ma questa cosa me la porterò sempre dietro perché è bellissimo. Tra le altre cose qui siamo in un tempio della cultura come il teatro, da qui usciva cultura. Ora, mi si incrociano un po' gli occhi, perché ovviamente ogni lavoro richiede il proprio talento. Però io qui sbircio il nostro nome, Linea Verde, sì, giusto? Certo, certo. Certo, ci vuole un sacco di immaginazione, mettere tutto al contrario. È per forza. Certo. La composizione manuale, mi permetto di dire che è banale. Si compone la parola da sinistra verso destra, come quando si scrive, okay. Però le letterine devono essere capovolte. Adesso te lo faccio vedere. E certo, assolutamente, così imparo. Io ho inchiostrato la forma, l'insieme di caratteri e di cliché si chiama forma. Metto il foglio di carta rigorosamente marchigiana. Certo, beh, voi siete maestri della carta. Ecco, poi si fa così. Oh, aspetta, no, scusa. Lui. Quando io tiro la leva verso di me, questo piano si abbassa. Fa pressione e sta. Sono senza parole. Bellissimo. Potevi usare il verde, però vabbè, dai. Quindi è familiare questo allevamento? Sì, 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 noi è un'azienda a conduzione praticamente familiare, siamo quattro fratelli. Sarà felice papà? Molto, voleva andare in pensione, invece abbiamo continuato l'azienda. Poverino, mi sento responsabile adesso. E loro che facevano prima? Beh, noi veniamo dalla siamo la quarta generazione di norcini e allevatori, quindi abbiamo sempre fatto questo mestiere. E che razze facevano loro prima? Ma principalmente le razze tradizionali italiane, quelle che so, il Large White, quelle più comuni. Duroc italiano, sì, queste razze qui. Poi c'è stata un po' anche questa attenzione in generale agli allevamenti, allo stato brado, all'alimentazione degli animali. Cioè già c'era prima con papà, questa con i nonni? Sì, sicuramente c'era anche prima. Poi quando siamo subentrati noi in azienda abbiamo deciso di fare uno step successivo in questo tipo di discorso e abbiamo introdotto una razza autoctona marchigiana. Andiamo a vedere questa razza autoctona. Andiamo. Cupid, draw back your
Entriamo? Sì, aspetta che prima di entrare ti faccio mettere i calzari. Ah, ok, mettimi i calzari. Vai, io ti aiuto a te, tu mi aiuti a me. Va bene. Buongiorno a voi. Eccoli là, belli, beati, all'ombra. Amano l'acqua anche loro? Sì, sì, sì. Adesso con queste temperature sicuramente l'acqua è un loro amico. Vediamo se tuo fratello c'è... Vai, eccola. Bene, bellissima, guarda che refrigerio. Bene, che razza è allora questa? Ma è tipo una cinta. Sì, questo è il suino della marca. È una razza autoctona marchigiana che nei primi anni 2000, tramite un progetto della Regione Marche, è stato ricreato dal professor Ranieri, in collaborazione con le università di Camerino, di Ancona. E principalmente questo ibrido, perché non è una razza in sé per sé, è un ibrido, è un incrocio di tre razze diverse. Che sono? C'è la cinta senese, c'è il duroc italiano e il large white italiano. Quali sono le caratteristiche? Ma la caratteristica principale di questo suino è che, vivendo allo stato semibrado, come li alleviamo noi, e prendendo le vitamine sia dal sottosuolo che dai raggi del sole, la parte grassa sviluppa gli omega 3 e gli omega 6, che lo rende un grasso molto, molto digeribile, molto più salutare. La cinta che hanno è legato alla razza della cinta senese o anche ad altro? Quello che si sta cercando di fare per identificare ancora di più quella che è questa razza è classificarlo come rosso cintato. Rosso cintato? Sì, praticamente stanno creando, sempre attraverso gli incroci genetici, la possibilità, ecco, di identificarlo facendogli tutti con questo manto rosso e una cinta bianca dietro al collo. Perché ci sono delle testimonianze che era così la razza? Sì, cioè, ci sono dei vecchi reperti storici, fotografici, che dimostrano che questo maiale era rosso con la cintura rossa, e quindi stanno cercando di rifarlo in questo modo. Guarda come si sta, guarda, questa è un'immagine stupenda. Help me, I need you. Cupid. Sono partita con le migliori intenzioni, volevo raccoglierle e poi l'ho dovuta assaggiare. Hai fatto benissimo, guarda. Vero? Sì. Poi è dolcissimo, cosa ci fai? Ci metti lo zucchero? No, no, queste le pesche della Val d'Aso sono eccezionali. Sono tutte così? Sì, garantito? Sì, sì, garantisco, garantisco. Allora, ma come fanno a essere così buone? Sono caratterizzate appunto da questo microclima particolare del fiume, che le rende subagile e dolcissima, questo sapore appunto croccante e particolare dovuto al fiume e al territorio appunto. Poi io non ho nemmeno lavata, io l'ho presa così e l'ho subito mangiata. Vai, perché tu non usi pesticidi? Assolutamente, qui abbiamo un accordo d'aria, facciamo... Un accordo d'aria? Sì, con tutti gli altri comuni, quindi abbiamo scelto di fare una lotta a basso impatto ambientale, non usiamo diserbi sotto fila, e combattiamo la cimice asiatica con insetto antagonista per evitare appunto insetticidi. Cimice asiatica che sta dando tanto filo da torcere, sì, vero? Esatto, alla coltivazione del pesco qui, soprattutto nella vallata dell'Aso, poi in generale agli altri frutti. Senti, questo è il gioiello di questa valle. Sì. Questo è il gioiello della valle, qui è fino alla fine degli anni 20, inizio degli anni 30, inizia la coltivazione, che ha più di 100 anni di storia, la coltivazione del pesco nella vallata. Ma senti, come si fa a capire quando sono pronte? Perché le pesche noci per definizione sono dure. Guarda, le si vede soprattutto da un colore sovraccolore rosso,
tutta colorata bella di rossa, quindi okay. È pronta per la raccolta. Guarda che bella. E poi si vede il frutto bello duro e croccante, e a sto punto non possiamo che assaggiare. Buona pesca a tutti. E ora chiudete gli occhi e immaginate di essere nel 1560. In tutte le case a Campofilone le signore stavano preparando una pasta speciale e dovevano andare a fare bella figura al Concilio di Trento, dove viene presentata come così sottile da sciogliersi in bocca. A distanza di qualche secolo, Giacomo Leopardi, che era di queste zone, fa un elenco di pietanze che piacevano molto. A lui erano addirittura 49, al numero 45, i maccheroncini, che li chiama i fini fini di grasso e di magro. Io non le rompo così le uova, in genere io le sbatto da qualche parte. Che c'è? C'è il segreto? C'è, che c'è? Che cosa? Fai vedere? Fai vedere, ferma! Ah, vabbè, questa è esperienza. Buongiorno, buongiorno. A che punto siamo qua? Stiamo cominciando? Sì, come no? Ecco. Chi ti ha bloccato? Lui? Sì. Ma quel... Noi, io... Questa è una comunità a servizio della tradizione. Ecco che bel quadro. Tutte le signore con le mani in pasta. Stiamo tirando la sfoglia. La sfoglia, sì. Adesso in questo modo. Com'è questa sfoglia? Innanzitutto, che quante uova ci sono? Di solito si fa un chilo di farina con 10 uova. Poi sempre secondo le persone, la quantità, ecco. Beh, sono tante. Però di solito sì, si fa prima, poi si lascia riposare. E poi si va a fare. Tu aspetta qua, non e chi ti va? E chi si muove? Stai fermo. No, no, mi muovo. Ah, e una volta, poi dopo. Una volta fatta la sfoglia, io mi metto qui all'opera e taglio questi sottilissimi maccheroncini. È vero che più sottili era una sorta di gara a chi li faceva, sì, più sottili. Sì, sì, sì. Eccoli, sono come capelli d'angelo. Guarda là, grazie. Finalmente siamo arrivati alla pasta finita. Qual è la caratteristica di questa pasta? La pasta è che non viene naturalmente, non viene fatta senza, con le uova, viene fatta solo con le uova senza aggiunta di acqua. Senza acqua. Poi viene diciamo, messa negli asciugatoi a 40 gradi. Non di più, stanno dai 24 alle anche le 36 ore a secondo il formato di pasta che mettiamo. Viene fatta molto ma molto lentamente, siamo sui 60-80 kg all'ora. Mamma mia! Per dire, perciò questa sfoglia che esce da questa trafila in bronzo piano scende così come la signora che le fa lì a mano. Insomma, capelli d'angelo. Capelli d'angelo. Fini fini. Fini fini. E poi? Maccheroncini, sì. Qual è la cosa che più di tutte ti ha entusiasmato in questi tuoi viaggi in giro per il mondo? Con i maccheroncini. Ma la gente che io mi portavo dentro la valigia un mattarello, una tavoletta, le uova, un coltello e mi mettevo lì a prepararli davanti a tutti. La gente non credeva, non credeva che era tutte uova. Dicevo, ma che tipo di acqua ci mettete? Ma che acqua? Che è? L'acqua qui non esiste. Insomma, qual è la vera caratteristica di questa pasta? Allora, 2,5 etti di questi maccheroncini ne diventano quasi 6 etti acconditi. Praticamente crescono talmente così tanto che con 250 grammi ci mangiamo... Questo è 250 grammi, eh?
250 grammi. Quante persone ci mangiano? Ci mangiano 4 persone tranquillamente. Ce l'abbiamo un piatto? Mettiamo un po'. Io mi... Perfetto, voglio. Fai con go. Ecco. Ora hai cucinato anche per Linea Verde. Per il mio amico Peppone. Grazie. Dove vai? Te la mangi tu? Perché lo vuoi tu, lo vuoi? È andato a finire così. No, dai. Prego, Peppone, prego. I know it's over. You said it's over for me and you. Eccoti! Ben arrivato! Ti sei calato nell'atmosfera medievale di questo borgo? Insomma, ho fatto una salita, ho fatto là per arrivare qua. Quella è la torre dell'orologio. Ma scusami però, Peppone, allora, Borgo Moresco, noto borgo medievale, questa è la posizione strategica, per forza devi aver fatto le salite. Tutto il borgo ha una forma ovale e poi è custodito tra le mura del castello. Ma tu come l'hai visto? Alto. Oh, no, l'ho letto. Questa è piazza? Castello. Bravo. Sai che forma c'ha piazza Castello? Dicono, ma me l'ho letto, triangolare. Però, insomma. No, perché qui con la geometria ci hanno giocato parecchio. Perché alla te hai visto la torre dell'orologio, però un'altra torre molto importante, anzi direi la torre simbolo di questo borgo, è la torre eptagonale, quindi... 7 lati, tutti diversi. Pensa a te. Ma che cosa, che i muratori all'epoca... Ci sono impegnati però, sette tutti diversi e quindi 7 angoli. Ma quante ce ne sono in Italia di sottorrelle? No, questa è unica, dice. Allora, unica risale al XII secolo. E i merletti? Hanno fatti dopo. Sai come funziona, no? Arriva uno, ci voglio mettere la parola pure io, arriva quella. Quindi stratificazione. E ciò che vuol dire? Che è nata come? Dice le basi che siano di epoca romanica. Dice. E quanto è alta? 25 metri. E sono tanti, eh? Sono tanti. Inside your life. Allora, facciamo una cosa. Sì. L'abbiamo vista. No. Facciamo un'altra cosa. Sì. Allora, noi arriviamo fino a giù e poi saliamo. Quanti metri? 25. Quanti scalini? 90. 90? Ma 90 sono 4 piani e mezzo a casa. Sì. Ma tu a casa tua uso l'ascensore? No, io l'ascensore, che me ne fa dell'ascensore? Vai, andiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quanti ne manca? 84. Sì. Che idea. Ma quale idea? Balla. Palla. Bello, eh? Visto quanta bellezza. Da qui si può ammirare tutta la valle dell'Aso. Pensa se arriviamo fin su. Sai mia mamma che diceva sempre? Che diceva? Un quadro. È vero, un quadro. Che facciamo? Ci facciamo un selfie? Sì, ma un selfie, una foto, è da boomer selfie. Ma noi che siamo? Boomer? Andiamo. Che idea. Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea. Quale idea? Ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. Balla. Che idea. A che quota siamo secondo te? Balla. 63. Queste sono tutte le maturne di Luciano. Balla. I merletti, ecco i merletti. Dalla nonna. Voglio vederti ballare. Il
mare, in pietoso al tramonto, salì sulla luna. Sono sempre la ragazza che per poco già si incazza, amarmi non è facile, purtroppo io mi conosco, ok ti capisco, se anche tu te ne andrai via da me. Col cuore che ho spremuto come un dentifricio e nella testa fuochi d'artificio, adesso vado dritta ad ogni bivio, va bene, sono pazza, che c'è? Io vengo da laggiù. Moresco. Da Moresco. Sì. Come si vede bene da qua? Sembra una cartolina. Bellissimo, di che particolare visto? La torre ottagonale. Sette lati tutti diversi uno dall'altro. Ci sono state, eh? Bellissimo. Con Peppone. Sì. È stato bello. Eccole le ragazze. Scappano. Io credo che tu ti diverta parecchio, eh? Diciamo che il lavoro che faccio è per passione. Sì. Perché se poi ti obbligano non sarebbe la stessa cosa. Quello sicuramente. Ti piace poi? Ci sono nato, io non ho continuato scuola forse per un semplice motivo, perché ero talmente appassionato della mia azienda che alla fine mio padre non mi ha detto niente, cioè, se ti piace questo lavoro continua. Tuo padre, però questa azienda è iniziata con tuo nonno. È iniziata con mio nonno perché lui ha comperato, prima qui c'era una mezzadria, quindi aveva un contadino che gli faceva la terra, poi successivamente le cose sono cambiate, no? Negli anni funziona così. E poi mio nonno ha lasciato tutto quanto a mio padre perché ha visto che insomma era abbastanza forte, era un tipo tosto, e lì mio padre ha iniziato nel 75 con l'allevamento intensivo. Quindi compravamo i vitelloni fuori e avevamo circa 300 animali. Nel 93 abbiamo deciso di aprire una macelleria aziendale, quindi tutto quello che noi producevamo ce lo trasformavamo e vendevamo in azienda. Avete chiuso la filiera. Bravissimi. Mentre stai parlando, loro zitte zitte sono tornate. Eh sì. Vedi, che cercano l'attenzione. Allora sono pezzate rosse. Queste sono pezzate. Allora, quindi sono delle vacche che producono non tanto latte. Assolutamente. No, perché rispetto insomma alle altre. La frisona. 40 okay. litri è nella norma. Loro ne producono 20. Ok, perché quindi hai scelto loro? Ho scelto loro per una scelta proprio etica, diciamo, anche perché la pezzata rossa ti dà poco, meno latte, ma è qualitativo, quindi parliamo di un 4-10% di grasso, 3,80% di proteina, e quando lo trasformi, siccome il latte me lo trasformo io e lo vendo io in formaggio, e poi i risultati li trovi e i clienti arrivano, è per forza. Quindi, e poi è una vacca docile, duplice attitudine, perché ti fa anche un bellissimo vitello, oltre a farti una buona produzione di latte, e siamo innamorati di lei. Ti vedo. Assolutamente. Hai il sorriso stampato, però anche loro sono innamorati di te. Assolutamente sì. Credo che se poi le tratti bene ti rivalgono. Per fare la ristorazione ci vuole una grande responsabilità e ci sono tanti modi per farlo. Oggi vi racconto la storia di un lido qui a Porto Sant'Elpidio, dove quando ti siedi vivi un'esperienza territoriale. Ah, che stiamo preparando? Stiamo preparando una marinara di pesce dell'Adriatico. Oh, marinara di pesce? Sì. Chi te l'ha insegnata a fare? Viene da una ricetta storica della mia famiglia, e la faceva mio nonno e mia nonna, e ho cercato di rifarla come hanno sempre fatta loro, quindi utilizzando pesce povero dell'Adriatico,
che viene poi ripassato in padella e cotto con l'olio. In questo caso lo stiamo tagliando. Stiamo tagliando. Abbiamo... Questo che cos'era? Questo era il pesce ragno. Poi abbiamo una palamita o lanzardo, che è simile a uno sgombro. Poi abbiamo un merluzzo. E questi due? Allora, questa è la gallinella. Ah, buona la gallinella. Sì, saporitissima. E il pesce prete. Ma insomma, tanti tipi di pesce. Sì. La biodiversità, un piatto biodiverso. Biodiverso che dà il meglio di quello che ci viene dato dal mare Adriatico. Questo Noi vostro abbiamo è proprio un progetto. Un progetto, sì, territoriale, che collabora con artigiani e piccoli produttori. Quindi sia dalla colazione fino alla cena e al dopo cena. Vediamo la ricetta dei nonni che prevede. Che cosa abbiamo messo? Allora, un po' di olio extravergine di oliva. Olio extravergine, sì. Carota, sedano e poi mettiamo un po' di cipolla rossa piatta di pedato. Adesso che cosa abbiamo messo adesso? Allora, ho sfumato con del vino bianco locale. Adesso faccio appassire un po'. A questo punto che succede? A questo punto lascio stufare e aggiungo un po' di brodo fatto con i pesci che poi andremo ad aggiungere. Quindi brodo di pesce. Brodo di pesce. Ma tu a che età hai deciso poi di fare la cuoca? Perché sei andata a studiare, sacrifici, lo studio e ora poi qua ho fatto l'architetto. Ah, l'hai fatto pure? Sì, sì, per 5-6 anni. E a un certo punto? E a un certo punto ho capito che provavo più soddisfazione nel vedere chi consumava i miei piatti, chi assaporava i miei piatti, piuttosto che nel progettare. Che cosa abbiamo messo adesso? Ho aggiunto un po' di aglio. Ah, ci vuole? Sì. E poi aggiungiamo tutti i pesci. Come li aggiungiamo? Così a dadini? A dadini. Uh-huh. Ho aggiunto anche un po' di seppie locali, seppiette piccole. E poi andremo ad aggiungere delle vongole sgusciate ed il loro brodo. E la sapidità viene data dal brodo delle vongole. Ecco la pasta. Sì. Lui chi è? Come Lui è mio marito. Ah, bene. Insomma, hai ereditato questa storia familiare. Stupendo. Importante. E la gente quando viene a mangiare tu gli racconti tutta questa storia, questo progetto? La gente è molto curiosa delle nostre scelte e del territorio, perché lavorando con piccoli artigiani abbiamo la fortuna di portare al tavolo dei sapori unici e ed irripetibili, perché bravo. Questi territori sono unici appunto. Sì. Allora, ci siamo. Olè. Guarda là, guarda. È arrivato il mio momento. Buon appetito. Grazie. Sai che dicono le persone quando mi incontrano per strada? Dici, io ti invidio. E io dico che anche io, quando mi guardo in TV fare questa cosa, mi invidio. Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado di fretta e mi hanno detto che la vita è preziosa. Io la indosso a testa alta sul collo. La mia collana non ha perle di saggezza. A me hanno dato le perline colorate per le bimbe incasinate con i traumi. Da snodare piano piano con l'età. Voi producete grandi quantità. Il vostro vivaio è grandissimo. Come si misura un vivaio di forze? Le misure sono per lunghezza e per altezza, diciamo, più o meno questo vivaio è 3 km per 500 metri di altezza, ed è composto da 9 filari. Quando siamo entrati mi sembrava di atterrare su una pista all'aeroporto. Sì, è molto simile a una pista d'atterraggio. Era incredibile, incredibile. Sì. Senti, dall'accento tu però non sei partigiano. Non sono partigiano. Sento un'inflessione pugliese, di dove esattamente? Siamo originari del Gargano, sul mare del Gargano, diciamo, sul lago di Varano. E il nostro lavoro inizia da lì, un lavoro che ha iniziato mio nonno, che poi ha proseguito babbo e che poi abbiamo proseguito io con i miei fratelli. Diciamo. Ma tu da quant'è che ti occupi di cozze? Mi occupo circa sono 20 anni. 20 anni. La prima volta che sei salito su una barca quanti anni avevi? Quanto te lo ricordi? 7-8 anni. Eri piccolissimo.
E poi quando hai capito che era anche il tuo futuro la forza? Beh, all'inizio non ero tanto, sai, da piccolo hai altre prospettive veramente, non ci tenevo tanto. Poi è una cosa che stare a contatto con l'acqua, col mare, con tutti gli avvenimenti che mi hanno portato a innamorarmi del lavoro e di tutto ciò. Voi dovete uscire in mare tutti i giorni? È un lavoro, sì, tutti i giorni. Noi siamo il sabato, la domenica, il lunedì, tutti i giorni. Fuori l'avversità del maltempo. Se no le cose vanno seguite tutti i giorni. Perché sei venuto qui nelle Marche? Perché, diciamo, avevamo un mare troppo pulito, non si creavano più correnti. Tutto ciò, diciamo, che si creava un ambiente non più favorevole alla crescita delle cose. E quindi impiegavano molto tempo a crescere le cose. Quanto tempo? Quanto tempo? Eravamo arrivati alla fine che ci impiegavano più o meno sui 2 anni per arrivare a una cozza matura, bella. Ma perché le cozze funzionano dal filtro per il mare? Le cozze sono un filtro di mare. E quindi paradossalmente più è pulito il mare e più lentamente crescono le cozze. E più lentamente crescono le cozze e più buone dovrebbero essere le cozze. Senti, ma quando si semina la cozza? La cozza, allora, questa cozza qui, diciamo, nel mese di novembre, nel mese di gennaio, inizia a buttare il latte. E poi quanto dura la raccolta? Le prime cozze le tiriamo su a Natale, diciamo, per il periodo di Natale saranno pronte le prime cozze mature. Quest'anno come sta andando la raccolta? È andato molto bene, sta continuando ad andare molto bene, e quindi tutto bene. Ci vorrebbe una bella impepata di cozze. Bene, torniamo da tornare a te. Ho preparato la tessatura, la faremo sicuramente. Qua a Montegranaro c'è sempre fare di festa, cioè si trova una situazione di questo tipo così. No, in realtà stiamo facendo delle prove. Ah, delle prove. Delle prove e voi non. Che prove? Voi non ballate? In realtà stiamo testando le nostre scarpe, perché noi produciamo le scarpe e le scarpe dei ballerini sono delle nostre produzioni. Ah, ma che ballo è questo? Questo è swing. 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 Ho capito finalmente che cos'è lo swing. E voi producete queste scarpe da sempre, cioè no? No, non da sempre. Nostro nonno era un calzolaio, nostro padre produceva. E ballavano scarpe. Lo swing pure loro? No. Nostro padre produceva scarpe di altro tipo, scarpe sportive, scarpe eleganti, scarpe da uomo, poi ho iniziato con le scarpe da donna. E poi? Poi lei si è appassionata, ha iniziato a ballare. Io ero a Parma durante l'università, ho visto questi ballerini e questa musica dal vivo, bellissima. Ho iniziato il corso e non avevo mai le scarpe che mi piacessero per ballare. Hai detto scusa, vedi? Io avevo mai le scarpe. Com'è lo scarpare? Com'è? quella battuta. E poi è successo qualcosa. Quindi. Sì, ho detto, babbo, per favore, mi fai un campione, mica tanto, solo per ballare. Io voglio solo un campione per ballare. E babbo con 3 figlie femmine. È rimasto schiattato. È stata la sua fortuna. Devo soccombere, proverò a fare qualcosa. Qualcosa, esatto. Montegranaro, dico, è un comparto importante per le scarpe da sempre. È un distretto calzaturiero che abbraccia diversi comuni, Fermano, Maggioratese, diciamo che è un distretto molto conosciuto. Però non per... ci distinguiamo. Ah, voi vi distinguete per le scarpe da swing? Esatto. Ma come si fa? Queste sono fatte artigianalmente? Sì. Qual è il processo? Allora, inizia tutto dal taglio, no, dalla selezione della pelle, che è la cosa più importante per la scarpa in generale, questa. La selezione della pelle è proprio... Poi? Il taglio, che viene fatto a mano, rigorosamente a mano. Poi la pelle viene scarnita, perché affinché poi l'orlatura venga fatta a puntino. E voi vi mettete, fate lo scarnite, disegniamo, tagliate, urliamo, prepariamo le solette.
E poi si assembla a un certo punto. Bravissimo. E si parla. Si chiama montaggio, la fase dell'assemblamento e montaggio, una fase montaggio. Dedicata. Mandi figli all'università, mi immagino vostro padre che voi eravate là sempre a dirvi qualche cosa. Beh, allora, dico, ma voi sapete ballare tutti? A tutto è partito da me, avevo iniziato il corso di swing a Parma. Quindi vuol dire che tu sei brava. Poi dopo ho iniziato a lavorare, perché noi oltre a produrre le vendiamo anche, quindi partiamo col furgoncino, le carichiamo, andiamo sia in Italia che all'estero. Non c'ho avuto più tempo di ballare. Quindi vuol dire che il movimento è importante in Italia, in Europa, c'è tanta gente che balla. Sì, sì. Cioè si riuniscono così. Ma questa è una febbre, cioè proprio se ti prende è contagiosissimo questo ballo. Io già sono mosso dalla febbre. Solo che i passi sono un po' difficili, eh. Ma ti guidare da Angela. Mi faccio guidare da Angela. Guidare da Angela. Quindi dalla prima scarpa fatta a te, quale scarpa di altre sorelle, oggi tante scarpe. Papà, babbo sarebbe contentissimo, ma soprattutto se fosse stato qui avrebbe ballato, sarebbe scatenato tantissimo. Scusate, scusate, vieni a ballare. Andiamo, andiamo. Scusate. Tutti. Vieni, vieni. Andiamo nella mischia. Ma io non è che sia proprio... Ma è figurativo. Aspetta, facciamo un ballo. Senti, andiamo a prendere lezioni. Aspetta, io vado con lei, scusi. Sì. Che faccio? Volleggia. Ma tu sei bravissima. Peppone, guarda. Aspetta. Qui c'è arrivo. Del professionismo, eh. Tu sei la maestra. Ah! Nella zona qui, nel territorio qui. Mi manca la maestra, dov'è l'altra maestra? Ah, scusi, maestra? Non si arrabbi. Che faccio? Non sono maestra. Ah, no. Però va bene, dai. Okay. Io che faccio? Molleggia. Per favore, devi molleggiare. Facciamo una cosa, aspetti, vi lascio ad Angela. Molleggia. Cara, quanta pazienza ti ci Che vuole, pezzo tanta. Stiamo danzando e suonando? Allora, Peppone, questo è Abajur, è del mitico Nicola Milano, ed è anche il brano che dà il nome alla nostra band. Noi siamo gli Abajur Quintet, proprio in omaggio al grande Nicola Milano. Ne fate tante di queste giornate, in Italia funziona. Sì. Ballo di swing! Angela, fammi vedere se hai imparato a ballare. Vieni, le maestre. Devi molleggiare. Parola chiave, molleggiare. Okay. Hai conosciuto gli Abajur? Sì. Loro? E adesso, buona domenica! Ma dico... Va, Peppone, buona domenica. Ma voi di dove siete? Nella Giacchia. Civitanova, Iesi, siamo nel territorio qua. Balla! E volevo capire. Le tre sorelle dove sono? Molleggiate! Parola d'ordine, com'era? Molleggiare. Facciamo di nuovo un buona domenica? Vai. Allora, 3, 2, 1, buona domenica! Molleggia. Guarda Paolo. Carlo. Che fondi la luce. Molleggia. Sospiri, chissà perché. Mentre spandi la luce blu. Questo programma